Pier Giovanni Guzzo, già sovrintendente speciale a Pompei e a Napoli, grande archeologo di fama internazionale, come possono convivere i resti del passato con la modernità? Qual è la soluzione? La soluzione sta nella coscienza che la cultura è complessa, cioè che l'uomo nell'esplicazione delle sue attività svolge attività complesse. Non c'è solo il moderno, non c'è solo l'antico, ci deve essere una compenetrazione, una intermediazione fra queste due realtà, così come nessuno di noi è tutto buono o tutto cattivo, abbiamo aspetti buoni e aspetti cattivi. Il mondo che ci circonda ci dà buoni frutti, ma ci dà i funghi velenosi. Non c'è nulla che sia assoluto, è un insieme di cose. Questa è la complessità della cultura, la complessità della vita. In questa complessità devono convivere i diversi momenti della storia, l'antico, il moderno, per una costruzione più completa del futuro. Un buon esempio di convivenza riuscita e di cattiva convivenza? Una buona convivenza, per esempio, è questo accordo che si è fatto qui a Conversano 25 anni fa circa, di accordo tra il Comune e la Sovrintendenza, in maniera tale che i lavori che si facevano e si fanno tuttora nel territorio comunale siano seguiti, in maniera tale che se dei casi evidentemente in cui esce del materiale antico, questo materiale può essere tutelato, perlomeno conosciuto, documentato, proprio per sedimentare nella conoscenza. Cattivi esempi purtroppo sono tanti, che saremmo qua fino a mezzanotte a ricordarli, quindi è meglio sapere che ci sono senza ricordarli tutti uno per uno. Grazie.